non c'è luce oggi forte. Bellissimo l'ultimo giorno di ottobre, con colori rossi strepitosi dello scotano. Faccio un altro scatto. Spettacolare la quantità di sommaco giallo e rosso nei pressi di questa casetta. Questa è una casetta interrata. Ci si entra dentro. Giusto? Due finestrelle all'interno di questa casetta. Bellissima sta qua. Molto simpatica. C'è anche altre così, sa? Non saprò mai. Ma è come la raccolta di figurine che te dà. Quasi tutte te manca, poche. E non te devi trovare. Siamo presso Colle Pauliano. Vicino a Colle Pauliano abbiamo tutta questa grandissima quantità di sommaco. Qui tutti i colori contemporaneamente, dal verde clorofilliano alle antociane che fanno preludere all'abscissione delle foglie del sommaco, giallo, poi rosso e poi giù. Non volessi sbagliare. Ecco qua, 500 un nuovo modello. L'imbocco della grotta del Paranco è situato ad una quindicina di metri dall'abisso del Colle Pauliano, sul lato sud della dolina. Di qua la grotta del Paranco sotto al Monte Pauliano. Io dentro si è chiusa e dopo se l'abisso si è chiusa. E non va niente del parco dell'abisso. Che invece c'è qua. C'è, questo qua è uno dei più profondi, è pericolosissimo. Questo è il 4215, sì, del catasto grotte regionale. Qui arriviamo all'abisso del Colle Pauliano, numero 3, mi dice Elio. 3 di catasto, di Gito. Quindi proprio una delle più antiche? Eh? Una delle più antiche, quindi sì, proprio. Sì, è famosa. C'è anche incidenti, roba. Il cunicolo iniziale, alto in media un metro, sfocia in un vano alto 2-3 metri e largo 5, in forte pendenza. Ad una ventina di metri dall'ingresso il suolo diventa pianeggiante, dal soffitto pendono alcuni cannelli. La galleria, larga mediamente 5 metri ed alta 3, si apre formando un ampio vano. Uno stretto passaggio, largo un metro ed alto appena 40 cm, immette nell'ambiente più vasto della cavità, che misura 40 metri di lunghezza per una larghezza che varia dai 10 ai quasi 15 metri.
Dal soffitto pendono lunghi ed esili cannelli ed imponenti gruppi di colonne sembrano sostenere la volta, che per una trentina di metri si mantiene alta mediamente dai 4 ai 7 metri, per poi innalzarsi bruscamente fino ai 15-17 metri. Thank you.